delle dirette che ho fatto in primavera, ho chiesto ai miei ospiti che cosa fosse per loro la matematica. I miei ospiti sono stati fisici, informatici, matematici e ognuno di loro svolgeva un diverso tipo di lavoro. Ho deciso quindi di unire tutte le loro risposte in un unico video e penso che proseguirò con questo progetto anche in autunno. Infatti ho già in programma moltissime dirette che riguarderanno gli argomenti più svariati, ovviamente sempre collegati con la matematica, e al termine di tutte le dirette chiaramente farò un altro video sempre dallo stesso titolo, ovvero che cos'è per te la matematica. Spero che ti piaccia come idea e ti chiedo se è possibile di iscriverti al canale nel caso in cui ti piacciono i miei contenuti. È una cosa semplice da fare, ma che mi può aiutare, mi può spronare anche a continuare questo progetto. Ti auguro una buona giornata e anche una buona visione. Per voi, che cos'è la matematica? Chi comincia? Vai tu, Andrea. Parto io, allora. Vai, parti te. Io ho fatto fatica a trovare una risposta a questo, quindi pensandoci un po', dato che togliamo un po' il bello della diretta, questa domanda era preparata. Diciamolo, quindi io ho pensato questo, principalmente credo sia una maniera di pensare che ho sviluppato negli anni, che mi è stata passata negli anni. Però passo un po' oltre questa domanda, la cosa che mi affascina di più della matematica e di questo modo di pensare è, credo che sia il fatto che sia immutabile nel tempo, è l'unica cosa veramente eterna che non cambia. Quello che dimostri essere vero lo rimarrà per sempre, e questo dà anche valore, secondo me, al pensiero, al modo di pensare. È un modo di pensare che funzionerà sempre, perché la matematica è così da sempre, e quando una cosa funziona, funzionerà per sempre. Quindi questa è la cosa che mi piace della matematica e che mi porta che mi ha portato anche ad averla studiata, e che mi piace del fatto che sia un pensiero potente, ecco, questo. È un punto di vista davvero interessante, tra l'altro volevo specificare che Andrea è laureato in informatica mentre Davis in matematica, quindi è interessantissimo sentire i vari punti di vista. Davis, tu cosa dici? Che cos'è per te la matematica? Allora, sì, era una domanda preparata, però io e Andrea non ci siamo confrontati su questa cosa e adesso sfiguro un pochino, perché lui ha fatto un discorso molto profondo, molto filosofico, e il mio era molto più frivolo, se vuole molto più terra a terra. Allora, vediamola così, io non ho la presunzione di dire cos'è per me la matematica, posso dire cos'è per il lavoro che faccio e cos'è per il lavoro che facciamo. Noi facciamo videogiochi, siamo fondamentalmente programmatori e posso dirti cosa significa per me programmatore la matematica. Allora, per anni, e penso che sia così per tanti studenti purtroppo, la matematica è vista come un libretto di istruzioni della Lego. Ok, sembra che qualcuno ci dia i mattoncini e noi siamo obbligati a studiare dall'inizio alla fine come costruire il castello in un modo unico, prefissato, e dobbiamo solo preoccuparci di imparare a memoria i passi. Ecco, con il percorso di studi che ho fatto, ma soprattutto con l'esperienza poi personale e lavorativa, penso di aver maturato proprio il cambio di prospettiva rispetto a questo esempio. Cioè, per me la matematica è la scatola di mattoncini, senza istruzioni. Ed è un'idea che ho maturato nel tempo e che porto avanti tuttora, nel senso che più la maneggi e più ti trovi a risolvere problemi con la matematica, più ti rendi conto che è fantasia. Cioè, è un insieme di mattoncini con le loro caratteristiche, con i loro incastri, che ti devi trovare a maneggiare per costruire qualcosa di nuovo. E
Ecco, questa è un po' la mia idea di matematica resa in maniera molto concreta. Se vogliamo una risposta un po' più filosofica, forse la matematica è il miglior pretesto che ho mai trovato per mettermi in discussione. Per mettere in discussione quello che so fare, quello che posso arrivare a fare, a comprendere. Per mettere in discussione quello che faccio nel concreto, perché il bello di lavorare concretamente con la matematica è che ti accorgi che non è più un andare verso, o meglio, non è più seguire dei passi predeterminati per risolvere un problema, ma è parto dal problema e cerco di capire con gli ingredienti che ho sul tavolo cosa posso fare per arrivare alla soluzione. È proprio questo stravolgimento di prospettiva, no? Un po' come il manuale di istruzioni della Lego. Io posso seguire un manuale senza mettere del mio, oppure posso creare qualcosa di personalizzato, qualcosa di personale e usare i mattoncini in modo creativo. E penso che il percorso sia un pochino questo, no? Cioè, capire la matematica significa capire che non abbiamo tra le mani il manuale di istruzione, ma abbiamo tra le mani la scatola con i mattoncini. Questa è un po' la mia idea, ecco. La matematica è una cosa completamente diversa da quello che uno si immagina. La matematica uno la dipinge come un qualcosa di rigido, dove tutto è obbligatoriamente così, dove si applicano degli schemi predefiniti per giungere alla risposta. C'è l'idea che c'è l'esercizio e c'è il modo giusto per fare l'esercizio e ogni qualunque altra via collaterale che prendo è sbagliata e merita dei punti in meno all'esame. La matematica non è assolutamente questo. La matematica è cercare di capire, potremmo dire capire il mondo, solo che non è il mondo vero in cui viviamo, ma è un mondo astratto dove abbiamo dimenticato molte delle cose che ci sono nel mondo reale. Ci concentriamo su piccoli particolari. Perché ci concentriamo su piccoli particolari? Perché il mondo è molto molto complesso. Von Neumann diceva: se qualcuno pensa che la matematica sia difficile perché non ha capito quanto è complicato il mondo. La vera cosa complicata è il mondo, le relazioni tra le persone, il come funziona la natura, il come funziona la nostra testa, il come funzionano gli organismi viventi, perché c'è la vita. Queste sono cose complicate. La matematica tratta di cose molto molto semplici. Prova a partire storicamente da oggetti reali. I triangoli sono un'idealizzazione di cose che possiamo disegnare sulla carta, i quadrati sono un'idealizzazione delle piastrelle che abbiamo nel bagno e così via, per cercare di astrarre da questi un qualcosa che hanno in comune molte cose diverse e vedere con sole poche caratteristiche che queste cose hanno in comune cosa si riesce a dire. Togliamo tutte le cose che non ci interessano, il fatto che le piastrelle hanno uno spessore, che hanno un colore, che potrebbero, questi quadrati potrebbero essere delle piastrelle oppure potrebbero essere qualcos'altro, potrebbero essere la copertina di un libro, e cerchiamo di capire cos'è che hanno in comune queste cose. Una volta che togliamo tutte le cose che offuscano e ci rendono difficile il ragionamento, perché resta molto molto poco, allora diventa molto più facile riuscire a dire qualcosa. Io tengo un corso ai miei studenti adesso di algebra lineare e dico sempre che è la materia più facile che possano vedere, perché nell'algebra lineare praticamente non si ha niente con cui lavorare, c'è una struttura veramente molto molto povera, c'è pochissima roba e allora è molto facile dimostrare i risultati, perché c'è un'unica cosa che posso provare a fare, la provo a fare e per magia funziona. La cosa difficile della matematica davvero è riuscire a capire quali sono le cose importanti, quali sono le strutture che sono interessanti da studiare, come dare le definizioni per riuscire ad ottenere dei risultati interessanti. Purtroppo molti la vedono come una materia brutta perché ci viene fornita di solito da studenti come questa è la definizione, questo è il teorema, questa è la formula da usare, e allora non è molto interessante. Se invece partiamo come si parte davvero in matematica, questo è il problema, questa è una cosa che sei interessato a scoprire, e facciamo lavorare lo studente o chi sta imparando le cose di prima mano, da solo, allora si rende conto che può essere un problema interessante, può essere un problema difficile,
magari appunto partendo da un problema ambientato in qualche modo, deve cercare di riuscire a descriverlo in qualche modo con degli oggetti matematici che ha a disposizione. Molto spesso non si hanno a disposizione questi oggetti e quindi si devono inventare. Ovviamente il singolo studente non è che può riscoprire e reinventare tutta la matematica, ma guidato dal docente può arrivare a mettere delle idee sul tavolo, magari in discussione con i compagni, per poi arrivare ad apprezzare quando scopre che una soluzione la matematica la fornisce, che la matematica fornisce un linguaggio per rendere semplice un problema che lui aveva, provava a risolvere ed era molto difficile da risolvere. Mi fa proprio pensare a come quando ascoltiamo un brano che ci piace o anche che magari un brano che non conosciamo, però lì per lì in qualche modo ci fa godere. È come se quel brano esiste e quindi si sta apprezzando perché lui è così ed esiste, cioè in qualche modo torna alle nostre orecchie, torna alla nostra mente e quindi ci mette in una situazione di comfort, di rilassatezza, cioè chi ascolta la musica per rinfogarsi, c'è chi lo fa per rilassarsi, per mille motivi. Effettivamente è un po' anche quello che si può provare con la matematica, cioè chi maneggia la matematica in qualche modo non è che si ricostruisce la matematica tutte le volte fa un passettino avanti, ma la matematica è lì. Tanti magari si riferiscono alla matematica come qualcosa di solamente astratto che abbiamo costruito all'interno delle nostre menti, ma io magari sarebbe interessante sapere da te che sia una vera matematica, ma a me sembra che quando si usa la matematica è come se fosse lì, lei c'è a prescindere dal fatto che io me la sono costruita nella mia testa, perché è così in sintonia con evidentemente col modo di agire del nostro cervello o di come l'abbiamo portato a crescere sino ad ora, che lei è lì e ti fa godere il fatto che lei ti dà quella certezza, ti dà quel risultato, non te lo dà ma sai il perché, è sempre lo stesso tipo di goduria. In qualche modo sono delle cose che abbiamo che il nostro cervello accetta proprio bene, la musica, la matematica, perché sono costruite ad hoc per il nostro cervello, dal nostro cervello, quindi è pura armonia. La matematica nei brani musicali c'è a tantissimi livelli, perché c'è a partire dall'ambito fisico, le onde sonore, questo ne abbiamo un po' parlato, ma anche all'interno della struttura stessa dei brani, spesso i brani, quelli sia quelli classici che quelli pop, moderni, attuali, hanno delle regole veramente ferree. Se uno si mettesse a contare, si accorge che spesso, quasi sempre, praticamente nel 99% dei casi, ci sono delle sezioni da 4 più 4 battute e questo è uno standard, è una regola d'oro, perché si sa che questo, costruire i brani così, con delle sezioni, un tema A, un tema B, uno sviluppo, che a sentire le musiche sembrano tutte diverse, se le analizzi ti accorgi in realtà la struttura è sempre quella, e nella maggior parte proprio dei brani anche molto commerciali tendono a essere molto molto specifici sulla struttura, e poi ci sono vari tipi di strutture, però veramente vengono davvero rispettate, perché in generale queste strutture che si possono proprio contare, uno può già prevedere, ci sarà un ritornello di due battute, poi un ponte di due, poi una strofa di nuovo di quattro e così via. Queste strutture si sa che funzionano, cioè si sa che tornano all'orecchio e poi la gente le ricanticchia. È come se il cervello fosse già predisposto per accogliere. Forse anche perché la musica, ovviamente a noi esseri umani piace tanto, magari è anche collegata al linguaggio, no? Che è una peculiarità. Peculiarità del nostro genere umano molto molto spiccata, e quindi c'è questo grande bagaglio di necessità di comunicare, e ovviamente la musica è una un'evoluzione di questo, no? un aspetto di questa parte, quindi avere delle regole come nella comunicazione proprio ferre ci sono, e quindi quando anche riguardo alla frase di prima è proprio così, a volte anche senza contare, però in realtà siamo in una struttura che è contata, la struttura musicale, e quindi però è costruita in una maniera che non ti sembra di essere a contare, ti sembra di essere una cosa magari estrosa, artistica, istinto, ma in realtà è razionalità. Per me la matematica è una chiave di lettura del mondo che ci circonda, e quindi dobbiamo studiarla
per aiutarci a comprendere quello che succede intorno a noi, la natura, i fenomeni naturali, la medicina nel mio caso. E dobbiamo usarla come strumento proprio, secondo me. La matematica è un metodo, diciamo, che utilizziamo per capire delle cose, per risolvere dei problemi. E secondo me non è diverso dal metodo scientifico in generale, cioè non facciamo cose diverse dalle altre discipline scientifiche, diciamo. Anzi, mi verrebbe da dire che tra una disciplina e l'altra non c'è neanche un vero muro, una vera linea di confine che tu dici dov'è che finisce una e inizia l'altra. Se io ragiono in maniera scientifica e scrivo in maniera scientifica e lavoro in maniera scientifica, le discipline si confondono abbastanza, quindi non penso che la matematica dovrebbe essere concepita come uno strumento che è diverso dagli altri, abbastanza come le altre discipline, secondo me. Allora, intanto la premessa è che sono un fisico, quindi... Ecco, quindi sarà ancora più curioso sentirlo. Okay. Allora, due risposte, cioè nel senso che da un certo punto di vista, secondo me, la matematica può essere vista come un'arte barra un gioco. Perché dico un'arte e un gioco? Perché volendo è fine a se stessa, volendo. Uno può ragionarci, può divertirsi a usare la propria creatività per creare problemi e poi risolverli. Questa è una parte della visione che ho. L'altra visione che ho mi pare che fosse, adesso non vorrei dire una stupidata, mi pare fosse Kelvin, che diceva che la nostra conoscenza è povera o incompleta se non possiamo esprimerla con dei numeri. E quindi la matematica è uno strumento che ci permette di leggere il mondo, fondamentalmente. Quindi è il linguaggio con cui parla la natura, questo credo sia Galileo, non vorrei dire una stupidata. Esatto, sì. Esatto. E quindi appunto queste due visioni, poi a volte magari giocando con la matematica si scopre che quello con cui si è giocato serve anche poi realmente a qualcosa, e quindi le due cose secondo me devono andare insieme, questo per me è la matematica, la fisico.